Minchia, regà, che macello! Giuro che mi aspettavo tutto fuorché sta cosa, eh! E guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochini in questo nuovissimo episodio su Yandere Simulator! Vi ricordo, ragazzi, che è importantissimo il vostro supporto con i like, per cui se volete vedere il prossimo episodio, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like, ragazzi. So che ce la possiamo fare, grazie come sempre a tutti per il supporto, ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa, ragazzi, abbiamo scampato il pericolo, siamo riusciti a togliere di mezzo la prima rivale perché per un magico e fortuito caso, direi, sono riuscita praticamente a imprigionarla con la scusa di farle vedere la foto presa, insomma, dal fotografo pazzo. L'abbiamo invitata a casa nostra, le ho drogato il tè e alla fine l'abbiamo tenuta rinchiusa in cantina e io penso che sia ancora rinchiusa in cantina. E qualcuno di voi mi ha detto che effettivamente se portiamo la sua sanità praticamente a zero, la si può usare per uccidere una delle rivali, per cui vedremo insomma se utilizzarla con questa o magari prossimamente, ecco, diciamo così. In ogni caso, la nostra nuova rivale a quanto pare nasconde qualcosa, nasconde un piccolo segreto, quindi il suggerimento che ci ha dato Ryoba è stato quello di seguirla a scuola e vedere dove appunto c'ha questo piccolo segreto, diciamo così. Adesso ragazzi siamo a domenica, quindi si può usare la domenica per andare appunto a lavorare. Qualcuno di voi mi ha detto che si può, probabilmente, mi sembra di aver capito, lavorare anche durante la settimana, ma solo la sera, per cui terrò a mente anche questa cosa qui. Allora, io direi appunto di approfittare, ragazzi, di andare. Allora, prima il fatto è che per torturarla devono passare ore, per cui io direi di andare prima in città a vedere come butta in città e appunto a vedere, ragazzi, di fare questo lavoro. Io immagino che dovremo andare qui. Esattamente, vedete? Quindi puoi guadagnare dei soldi facendo la cameriera part-time in questo, insomma, maid caffè. Quindi la quantità di denaro che accumuli dipende dalla difficoltà, insomma, dal livello di difficoltà che scegli. E anche con quanta rapidità servi i clienti. Quindi se ignori troppi clienti oppure servi piatti sbagliati, potresti non essere pagata. Per cui io direi di provare, ragazzi, facciamo questa prova qua. Oh mio Dio. Quali sono i controlli? Oddio. Ok, vabbè, proviamo. Io direi di iniziare con facile, almeno per riuscire a capire un attimino come funziona la cosa. Per cui allora appunto ci si muove con le freccette. Per cui prendiamo l'ordine, vuole questo miscuglio. Ok, qua praticamente, quindi si fa l'ordine chiaramente. Ho fatto giusto? Ah, ok, dovevo uscire dal menu, dovevo uscire dal menu. Allora, il piatto ce l'ho. Prendilo, grazie. Ok, serviamolo alla ragazza qui. Ecco fatto, prendiamo l'ordine da quest'altra. Questa vuole delle uova semplicissime. E quest'altra cosa vuole? Questa vuole semplicemente un hamburger. Allora prendiamo il piatto. Ok, basta semplicemente un attimino capire come funziona. Allora, questa vuole un hamburger, per cui pezziamogli l'hamburger. Ma questo continua a cucinare cose a profusione. Ha rifatte le verdure, sto cretino. Ok, serviamo l'hamburger. Questa qua vuole. È una pizza quella, dovrebbe essere una pizza. Diciamo che è una pizza, dai, diciamo che è una pizza. Aspettiamo la pizza. Intanto che cucina la pizza, prendiamo. Ah, ce le ho già le verdure, guarda. Top! Ce le ho già le verdure. Forse avrei dovuto servire prima l'altra tipa perché è arrivata prima. Adesso mi manda a fanculo questa. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ok. Questo che vuole è un hot dog. Ti piace il bustellone? Ti piace il bustellone? Abbiamo capito che ti piace il bustellone. Farò in tempo a servirlo prima che scada il tempo. Temo di no. Sì. Sì. Ok. Abbiamo guadagnato 90 dollari? Davvero? Oh mio Dio! Quindi poi la domenica, giusto solo questo, insomma, fai in tempo ad andare a lavorare praticamente per guadagnarti il pane. Però questa è una cosa super positiva, ragazzi, perché potremo utilizzare i soldi chiaramente anche per comprare robe losche, ok? E quindi sabotare le nostre rivali. Per cui, ragazzi, è lunedì e ricordiamoci che in ogni caso io adesso
Penso che sia la stessa cosa per tutte le rivali, nel senso, credo che potremo sabotare in ogni caso. Non lo so se sarà uguale, comunque vediamo. Ok, io direi intanto di cambiarci le mutande, anche se abbiamo soltanto queste, effettivamente. Potremmo... No, non posso andare in ritardo a scuola. Non posso, ragazzi, dovrò torturarla di sera, perché non posso arrivare in ritardo, perché devo scoprire cose nuove. Anzi, devo proprio scoprire tutto sulla nostra nuova rivale. Eccoci qua. È già qui. È già qui, oh, parte subito all'arrembaggio questa. Volevo chiederti qualcosa, certo, di che si tratta? Ho fatto un bento extra questa mattina, ma è la stessa cosa. Quindi vabbè, lo lascerò sul mio banco per adesso. Quindi comunque si potrebbe sabotare intanto il bento. Quindi si incontreranno dopo scuola, quindi già questo comunque potrebbe essere una cosa importante da fare. Cosa che non ho fatto la prima volta, assolutamente. Comunque ragazzi, io dovrei cercare di alzare la mia reputazione, perché sono più negativa che positiva. Quindi io dovrei vedere effettivamente dove va il senpai in classe per riuscire a capire se posso avvelenargli il vento in qualche modo. Il punto è che non so come. Per cui, allora, cosa abbiamo qua? Posso interagire? Ah, mi posso cambiare le scarpe, giustamente, cosa che non ho mai fatto. Posso... E portarmi la borsetta? Top, grazie. Intanto, ragazzi, seguo pazientemente lui. Quindi sì, ragazzi, adesso ho 90 dollari. Cioè, le cose top. Ok, cerchiamo di ricordarci dov'è. Ok, al terzo piano, ragazzi. Vediamo un attimo dove lo smolla. Eccolo là. Ok, vediamo un attimino. Vedete? Ah, è me... Oddio, un veleno per farlo vomitare. Dai, che cosa brutta. Posso lasciare anche una nota romantica. E come lo faccio il veleno emetico? E la tipa me la so già persa, però, mo che ci sto a pensare. E qui c'è il club di scienze, quindi probabilmente... Minchia, il vicino di sotto sta a fa un casino. Qui si potrà creare la roba che ci interessa, chiaramente. Però non so se ho abbastanza conoscenze in chimica per farlo. La cosa che mi sta facendo incacchiare, però adesso che ci penso, è che ragazzi, per seguire lui non ho seguito lei. Quindi, cioè, se stava andando verso il suo segreto, io me lo sono perso alla grandissima. Sono veramente un genio, insomma. Vediamo un attimino se la ritroviamo qua intorno. Non so, ragazzi, provo a cercarla random. Magari la trovo. È lei? Oddio, è lei. Ah! Oddio, che buco nel culo, ragazzi. Che vai facendo in giro? Questo è il punto. Dobbiamo scoprire il suo piccolo segreto. Ok, direi di starle attaccate alle chiappe e non infrattarti, perché io ti vedo lo stesso. Perché vieni di qua tutta sola soletta? Che combini qui? Boh, ragazzi, non so che pensare sinceramente. Perché viene qui? Che fa? Spellbinding, non ho la minima idea di che significhi. Perché dà fuoco qua? Che cazzo fai? What the fuck? What the fuck? Ti piace il fuoco, eh? Oh. Ah, tu sei il suo innamorato? Quindi alla signorina piace dare fuoco alla roba, eh? Quindi, allora, tra l'altro, ragazzi, a me adesso sta venendo in mente una roba. Riguardo il veleno, no? Sta roba qua. Se io non ricordo male, esisteva anche, insomma, nel gioco la possibilità tipo di avere del veleno per topi o una roba del genere. Solo che non mi ricordo se era appunto nel club di giardinaggio o una roba del genere. Sinceramente non mi ricordo, ragazzi. Questo ovviamente è chiuso. Devo unirmi al club per poter aprire, non lo so. Proviamo. Adesso che sono nel club posso aprire, che culo, ok. Quindi vediamo un attimino cosa abbiamo qua dentro. Solo che io non so se è letale oppure no. Adesso mi sta avvenendo questo grandissimo dubbio, sinceramente. Comunque, questa è piena di benzina? Non lo so. Allora, io intanto prendo questo e corriamo letteralmente al terzo piano a vedere se possiamo metterlo nel bento che lei ha dato al senpai. Eccoci qua. Vediamo un attimo. È andato a buon fine? Ce l'ho messo? What the fuck? Ce l'ho messo davvero? In regola dovrei avercelo messo. Dio santissimo. Senpai, mi dispiace da morire. Il poverino starà male, ragazzi. Chissà. È la sua classe questa? È la sua classe. Oggi mi sta andando troppo bene, ragazzi. Credo. Oddio, è uguale.
è uguale a quello della prima. Cioè, le missioni praticamente più o meno sono sempre le stesse. Quindi si possono mettere varie robe nel suo bento. Io glielo rubo, sti cazzi. Così non mangia. Intanto che passa un pochettino di tempo, prima che arrivi l'ora delle lezioni, cercherò di guadagnare punti reputazione perché sono messa abbastanza maluccio. Non ho ben capito la questione di lei che va a dare fuoco al bidone, sinceramente, e cosa ci dovrei fare io. One eternity later. È arrivato il momento di fare lezione, ragazzi. Sapete che? Damo tutta la chimica perché davvero non si sa mai, potrebbe essere utile. Comunque è allora, è il momento di mangiare. Io direi di correre letteralmente al terzo piano a vedere cosa succede a Senpai. Oddio ragazzi, se muore mi devo rifare tutto, mamma mia, me sparo. Oddio, 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 sta correndo via. Allora, a morire non è morto, questo sì. Oh, sta correndo in bagno. Non potrei entrare. Ok, è andata a buon fine quello che avevo pensato. Però ho la minima idea di come abbia fatto a ritornarmi in mente il fatto che il club di giardinaggio ci avesse il veleno per ratti, no? Mi è andata veramente di culo. E almeno sono riuscita comunque, ragazzi, a sabotare la prima giornata. Direi di tornare in classe. Facciamo lezione. Aumentiamo la chimica a go-go. Manca un pelino per avere il primo livello. Momento di pulire. Chiaramente noi non puliremo una fava, perché noi siamo al di sopra del sistema. Comunque, allora, riguardo la questione di lei, del fuoco, eccetera, nel club di giardinaggio, nell'armadietto c'era pure la tanica di benzina. Io adesso non so se la tanica di benzina è piena, non è piena, se si può fare qualcosa con essa o se c'entra qualcosa sinceramente con la nostra missione di eliminarla. E dobbiamo aspettare, ragazzi, che si facciano le 5:15 per vedere finalmente cosa ha da dirle Senpai, perché cioè ha vomitato l'anima dopo aver mangiato il bento che lei gli ha dato, per cui sono super curiosa. Andiamo un attimino a controllare che cosa. Mi stavo cagando sotto, non posso correre in bagno? Senti, ti levi dai coglioni, grazie, eh? Direi di ridare un'occhiatina a cosa c'è qua dentro. Allora, qua dentro c'è di tutto, ragazzi. La benzina. Credo che sia pieno, dovrebbe essere pieno perlomeno. Quindi qualcosa dovrà pur significare, insomma. Qua c'è una bacinella. Ma perché mi segui? Oh, ma che è? Puzzola e merda? Che ciò che non va? Suppongo che lei ci riandrà tutte le mattine, immagino. Perché se quello che dobbiamo fare riguarda la sua azione di andare lì, molto probabilmente ci tornerà. Ah, ecco, era qua. E la stronza era tornata qua. Che cazzo stai facendo? Ma tu guarda un po', ma io posso interagirci in qualche modo con sta roba? Pare di no. Non so che dire, ragazzi. Ah, se c'entra la benzina, magari le devo buttare addosso la benzina mentre è lì vicino. Penso, cioè, provo ad ipotizzare. Magari mi conviene portare la tanica di benzina fin qua. Comunque lì a fianco c'è una stanza con una porta, magari nessuno la trova. Posso provare, però non so se è quello che si deve fare. Oddio, molto probabilmente se mi vedono andare in giro con la tanica di benzina qualcuno potrebbe insospettirsi. Suppongo io, no? Perché cacchio uno dovrebbe andare in giro con la tanica di benzina? Secondo me faccio una cazzata ad uscire con questa in mano, anche perché non posso nasconderla. Per cui, oh, qua dentro ci posso versare della benzina, magari dentro una bacinella non sembra poi così strano, magari. Certo, anche andare in giro con una bacinella piena di benzina sembra strano, cioè è tutto strano, eh. Dio, c'è uno di quegli spioni. Io direi di restare un attimino imboscati qua. Secondo me è comunque sospetto, ragazzi, è vero che si sta pulendo, quindi magari andare in giro con una bacinella, mo che ci sto a fa caso, it's cleaning time, non dovrebbe essere così strano. Io intanto arrivo fin qua e l'appoggio qua. Non so se domani la ritroverò qui. In che senso? Set trap. Cioè, fai una trappola. Oh mio Dio. Cioè, praticamente, perché lei usa l'innaffiatoio per spegnere poi il fuoco? Cioè, ragazzi, vi rendete conto che io per puro caso
ho seguito un filo di ragionamento assurdo partendo dal fatto che lì ci fosse una tanica di benzina. Mi sono arrivata fin qui praticamente a capire che devo mettere la benzina qua dentro. Allora succederà domani. Io intanto questa l'ho messa qua dentro. Questa la lascio qua, anche se comunque la cosa puzza. Il punto è che, cioè allora, brucerà. Brucerà viva. Quindi mi serve... poi come la tolgo? Cioè mi servono i sacchi della spazzatura. Vedete, questo ci hanno fatto fare nel tutorial, vi ricordate? Che praticamente tu prendi il sacco della spazzatura e ci metti il cadavere dentro per poterlo portare in giro praticamente. Il tutorial serviva pure a questo, insomma, a darti un attimo una dritta, perché di certo non posso far restare il cadavere lì, quindi mi serve assolutamente un sacco della spazzatura. Dove stanno i cessi? Qua ce li ha, eccolo qua. Oh, ok, ottimo, ottimo, ottimo. Adesso però è comunque, ragazzi, è finito il tempo di pulizie, quindi non so se potrà sembrare strano anche questo. Questa gente mezza nuda che va facendo? Ah, andate in piscina, le cose toppe. Voi fate le vostre nuotatine, che qualcuno molto presto nuoterà nelle fiamme. Allora, io spero, vi ripeto, di ritrovare ste robe qua domani. Per cui lascerò qui i sacchi della spazzatura, la benzina la smollo un attimo qua. Spero di non aver fatto tutto così al pedo, diciamolo in spagnolo, nel senso inutilmente. Ecco, quindi fra un'oretta Senpai la saccagnerà di insulti. Intanto mi posso far passare un attimo il tempo a fare i compiti degli altri, così mi aumento ancora di più la reputazione. One eternity later. Ok ragazzi, come potete ben vedere, ho aumentato di un po' i miei punti reputazione. Mi sono data un po' da fa, così mi è passato pure un pochettino di tempo. Manca una mezz'ora al tanto atteso momento. Ok ragazzi, sono le 5 e un quarto, attendiamo impazienti che i due arrivino. Ma arriveranno? Non è che la tipa già si è data fuoco, no? Spero di no, perché non la vedo arrivare. No, qui c'è Senpai, dov'è lei? No, non mi dite seriamente che già ha fatto l'insano gesto. Non me lo dite. Non ci voglio credere. Oh mio Dio. Oh cazzo, regà. Oh cazzo, regà. Io non ero pronta psicologicamente a questa cosa. Non ero assolutamente pronta a questa cosa. Non pensavo che lo facesse già adesso. Pensavo che ormai l'avrebbe fatto domani. Oh mio Dio. Regà, sono nella merda. Adesso, cioè, lo devo andare ad incenerire chiaramente il cadavere. Cazzo, cioè, no, regà, sono nella merda più nera. Sono nella merda più nera. L'inceneritore mi sa che è di là. No, regà, se mi vede qualcuno è la fine. Minchia, regà, che macello, che macello. Io non mi aspettavo di... Giuro che mi aspettavo tutto fuorché sta cosa, eh. Cioè, non mi aspettavo che la cosa girasse in questo modo. Cioè, pensavo che poi la cosa sarebbe stata fatta il giorno dopo. Io non credevo che questa fosse talmente malata da tornarci già oggi lì ad appiccare il fuocherello. Mi sono persa pure lo spettacolo. Vi giuro ragazzi che non ho parole. Ok, devo essere fortunata ragazzi a che nessuno mi becchi. Oh cazzo, qua ci stanno i ragazzi qua. Ditemi che non mi vedono, ve prego. Ditemi che mi sono messa le mutande giuste, che qua intorno non c'è sta un'anima. Per favore, perché se no è la fine. Vedi che Dio, mettilo dentro. Allora,
Il punto, adesso che ci sto a pensare però, che io ho lasciato di là la bacinella. Io non so se bisogna bruciare pure quella roba, sinceramente. Mo mi sta salendo un dubbio atroce, ragazzi. Tipo questi, cioè, la bacinella rimane qua. Cioè, io non ci posso fare niente con la bacinella. Il punto è che le mie impronte sono anche lì. Cioè, non so se si arriva a questo punto. Cioè, mo il dubbio mi rimarrà. No, non posso buttarcelo. Vabbè, li lascerò qua. Tanto comunque sono nel loro ambiente. Si tratta sempre di spazzatura. Faccio finta di buttare anche dell'altra spazzatura. Vedete, ragazzi, io sono una brava studentessa. Vedete? Va bene così. A posto! Finalmente c'ero riuscita. Mi sono persa il dialogo del senpai che la saccagnava di insulti. Perché la tipa l'ho direttamente ammazzata e non me ne sono neanche accorta. Vabbè, considererò la missione compiuta. Per cui... niente, quindi Ryoba stalker a senpai come al solito. È a posto? Davvero? Allora, proviamo una cosa. Andiamo in città. Le cose top. No, ma guardate che bello! Adesso posso permettermelo. Che spettacolo, ragazzi. Posso zoomare anche. Wow, wow, wow. Bellissima sta cosa. Veramente spettacolare. Questo vicolo era vuoto quando ci sono entrata la prima volta. Che fate voi qua dell'osco, So più lo scaio che ci vengo qua dentro. Vabbè, non me fa interagire. Faccio un altro turnetto di lavoro, ragazzi. Visto che ci sto, scegliamo il facile. Non ci complichiamo troppo la vita. Un hamburger per la signorina lì in fondo. Anzi, sembra più un panino che un hamburger. Grazie. Ma quanto è carina Ryoba con la sua tenuta. Ah, te piace il view, stella bella. Con la sua tenuta da cameriera. Ecco a lei, signora. Quindi perfetto. Ecco a lei. Lei cosa vuole? Cos'è quella roba? Una zuppa? La pappa al pomodoro? Non so che è, però vabbè, va bene lo stesso. Gliela serviamo subito. Grazie, chef. Un bel pezzo di merda per la signorina. Ecco che arriva subito la polenta di pupù. Per chi è? È per lei. Ok, prendiamo il paninazzo. Grazie. Ci sono. Sì, ho fatto giusto in tempo. E guadagniamo altri 100 dollaroni, signori. Altri 100 dollaroni. Ok, e quindi si passa direttamente a martedì. Ma il problema è che... cioè, lei è out. Cioè, lei è fuori, proprio morta, crepata, defunta. In che altro modo ve lo devo dire? Cioè, lei è proprio andata. Quindi, cioè, perché non mi è uscito scritto seconda rivale eliminata? Mo che ci sto a pensare. Forse deve arrivare comunque venerdì? Non so sicura. Beh, ragazzi, lasciatemelo dire, ma è comunque tutto molto strano. Perché io la tipa l'ho fatta fuori. Qua la scritta non è ancora uscita. Ripeto, non so se bisogna comunque aspettare che arrivi venerdì. Perché non mi ricordo com'è stato per la prima rivale. Ma se non sbaglio, quando lei l'ho rinchiusa in cantina, è uscita subito la scritta rivale eliminata. Quindi non capisco cos'è successo, sinceramente. Se ho sbagliato io qualcosa o che? Ok, qua non c'è più niente. Ovviamente qui all'inceneritore non c'è più niente. Quindi non lo so, ragazzi. Allora, io direi comunque di fermarci qui. Quindi ricominceremo comunque da martedì, chiaramente. Però qua mi dovete venire in aiuto voi, ragazzi. Perché non so se ho sbagliato qualcosa. Cioè, andando completamente a intuito, mi sa che sono riuscita a fare quello che c'era da fare. Cioè, o perlomeno uno dei modi per poterla eliminare. Attraverso il suo stesso vizio di dare fuoco lì nel bidone. Però non capisco perché non mi sia accennato nulla a questa cosa qua. Nel senso, non capisco perché non è stato accennato il fatto che la tipa è stata eliminata. Quindi ho bisogno, ragazzi, che mi diciate voi cosa sta succedendo. Nel senso, se comunque devo far andare avanti la settimana ugualmente, o se ho sbagliato io qualcosa, o se c'era qualcos'altro da fare. Quindi, non lo so, vi giuro che sono ancora veramente, ragazzi, senza parole. E sono ancora totalmente scioccata e confusa, perché ho fatto una cosa senza manco rendermene conto. Quindi, boh, ho bisogno del vostro aiuto, ragazzi. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!